Ciao a tutti amici di Giovatech, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a ripristinare di fabbrica questo Samsung Galaxy Tab 2 da 7 pollici dal nome in codice GTP3110. Questo è parecchio datato, però nel caso in cui ne doveste avere uno e vogliate vendere o comunque rendere di nuovo performante come quando è stato acquistato, si può procedere in due modi: tramite il soft reset, quindi il ripristino, quello all'interno del dispositivo Android, oppure tramite l'hard reset, che è più consigliato perché va a cancellare proprio tutto e a far ripartire come se l'aveste appena comprato. Oggi vi farò vedere come effettuare un hard reset su questo dispositivo qua. Allora, la prima cosa da fare nel caso in cui dobbiate vendere il vostro dispositivo e ovviamente non vogliate che rimanga la roba qui sopra, vi consiglio di effettuare principalmente un backup dei dati se dovessero servire. Una volta effettuato il backup di tutti i dati, quindi foto, musica, documenti, qualsiasi altra cosa vi serva, l'altro consiglio, anche se non è indispensabile su questo dispositivo perché è talmente vecchio e non c'era quel controllo lì, nelle impostazioni andare a togliere il vostro account Google al quale è stato associato questo dispositivo. Quindi nelle impostazioni, se andiamo nella sezione qua Google, all'interno troverete il vostro account Gmail col quale è stato associato la prima volta il dispositivo, e vi consiglio di toglierla principalmente perché se il dispositivo fosse molto più aggiornato, da tipo Android 5 in su, questo faceva sì che al riavvio dell'hard reset il dispositivo veniva verificato tramite il vostro account Gmail. Quindi se per caso state vendendo un dispositivo Android che ha una versione di Android 5 in su, e al riavvio e al ripristino di tutto potrebbe richiedervi nuovamente di inserire il vostro account Gmail e quindi essere inutilizzabile da parte dell'utente che ha acquistato il dispositivo. Ragion per cui selezionate il vostro account Gmail e in alto fate rimuovi account. Lui vi dice che verrà eliminato tutto, contatti, messaggi, qualsiasi altro dato, e dite di sì che siete consapevoli con rimuovi account. Una volta che lui è uscito dall'account Gmail, bisognerà spegnere il dispositivo. Una volta spento, con una combinazione di tasti, ovvero power, questo di accensione, più il volume su, premendoli contemporaneamente e tenendoli premuti fino a quando non comparirà il logo Samsung, una volta mollati i tasti, lui entrerà in quella chiamata Recovery Mode. All'interno di questa partizione qua di ripristino dei dispositivi Android, bisogna stare molto attenti a ciò che si fa. Per muoversi tra le varie diciture si utilizzano sempre i vari tasti volume su, volume giù, mentre per confermare il tutto si usa il tasto di accensione power. Con i tasti quindi volume su e volume giù ci muoviamo all'interno della recovery mode fino ad arrivare a wipe data factory reset e wipe cache partition. Dobbiamo eseguirle una per volta. Partiamo dal wipe cache partition e confermiamo col tasto power di accensione. Vedete che ha fatto molto in fretta. Adesso ci richiamo sempre con volume su e volume giù in wipe data factory reset e riconfermiamo sempre col power. Questa volta andiamo giù fino a yes e facciamo di nuovo tasto power. Questo potrebbe richiedere qualche secondo in più dell'altro. Una volta che il dispositivo ha fatto entrambe le procedure, rimaniamo qua sul Reboot System Now e facciamo di nuovo Power. Da adesso in poi il dispositivo si riavvierà e non spaventatevi se al riavvio impiegherà tanto tempo, anche 10-15 minuti buoni, in quanto in questa fase qua lui andrà a cancellare tutto e a reinstallare nuovamente tutto da capo. Quindi lasciate pure il dispositivo lì fermo senza toccare nulla e attendete semplicemente quei 10-15 minuti buoni. Vi consiglio, scusate se non ve l'ho detto prima, di effettuare questa operazione a dispositivo ovviamente carico, che abbia almeno
almeno il 50% di ricarica, perché questa procedura, dato che impiega un pochino di tempo, se il dispositivo è scarico e la eseguite, rischiate di breccare il telefono o eventuale tablet, qualsiasi altra cosa state andando a ripristinare. Quindi attendete con ansia, senza toccare nessun tasto. Una volta essere ripartito il dispositivo, possiamo quindi andare a configurarlo come se lo avessimo appena comprato. Quindi andate avanti, seguite le solite procedure di come quando è stato comprato, oppure se lo doveste vendere, lasciate pure il dispositivo così com'è e lo vendete tranquillamente e sarà il cliente finale a impostarselo a suo piacimento. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su giovatech.com.